Sono sempre stato un po' manicheo, per cui ho considerato anch'io questo pianeta una specie di palestra di due opposte forze, no? Poi le zone di confine sono migliaia, difficilmente chiare, ma diciamo in generale noi nasciamo così, il dualismo è la nostra stessa esistenza. Ma non lo trovo, ti direi che è giusto, ecco, non è, perché una forza negativa rafforza quella positiva. Devi passare attraverso certe strade, sennò come fai a comparare, no? Uno deve sapere di che cosa si tratta. Io oggi ti posso dire che preferisco la luce al buio per un fatto forse di scelta, perché ci sono arrivato. Preferisco il benessere al malessere. Non sembra. No. Caspita. Sì. Senti, molte volte è stato detto, e qui mi rifaccio proprio alla sensazione iniziale, quando dicevo che di fronte a te bisogna parlare con una certa prospettiva, con una certa ottica, ma tu ti definisci, no ti definisci, quando ti definiscono saggio, il saggio battiato, tu che cosa dici? Se fossi veramente saggio non starei con questi consimili. Ma veramente? E il saggio non è quello che invece Hai condivide? ragione. Però per la saggezza anche c'è una cosa di Buddha che ti voglio ricordare, che diceva: è arrivata una freccia avvelenata, mi è arrivata una freccia avvelenata, non posso perdere tempo ad analizzare il tipo di veleno, a chiedermi chi è l'arciere che me l'ha inviata. Chi è questo nemico che mi ha mandato questa freccia? Perché nel frattempo il veleno andrebbe nel sangue, non avrei più speranza. Io intanto comincio a salvarmi, poi Mi faccio le mi domande. faccio le domande. Ecco. Quale augurio ti fai e ci fai per il futuro? Più ti faccio e vi faccio, devo dire, ma non per fare l'altruista, perché ho avuto buone cose dalla vita. Augurarmene altre sarebbe veramente un po' sfacciato. Bene, l'augurio per gli altri è in fondo l'altruismo egoismo, no? Beh, Si dice. non è una cosa facile amare le persone, anche questo è, cioè si parla di amore così, karma. Amare vuol dire non aspettarsi niente indietro, se uno si aspetta una cosa non è più amore. È quel dare senza neanche farsene accorgere, allora sì che ha senso. Secondo te come faranno gli italiani, anche se è un male collettivo dell'umanità, a superare l'incertezza di questa fase? A quali valori bisogna attaccarsi? Ma mi pare sorprendente sempre il popolo italiano, e anche stavolta si dimostrerà una variabile o una variante che ancora non è prevista. E sarà così. Grazie. Grazie a te.